è grande, il suo sogno è svanito. Il Giro della Svizzera affronta oggi la tappa che da Lugano conduce a Berna con 270 km. Due grandi passi da superare, il Gottardo a 2212 metri e il Susten a 2220. La classifica parla chiaramente italiano, ci sono ben 5 italiani nei primi 5 posti. Oggi tra l'altro Binda, il commissario tecnico, sceglie gli 8 alfieri più le due riserve per il mondiale di Solingen. Gli azzurri che difenderanno i nostri colori per la gara gridata sono Coppi, Albani, Carrea, Coletto, Fornara, Gismondi, Minardi, Monti, le riserve Buratti e De Filippis. I corridori affrontano le rampe dure delle Alpi svizzere. Vediamo la grande fuga di Hollenstein, il quale prima con giudici e Eldelberger, poi tutto solo percorre quasi 270 km, compiendo una delle imprese più epiche della storia del ciclismo. Scatenato sui pedali imprime un ritmo indiavolato alla corsa. In certi tratti il gruppo annaspa con estrema calma anche a 17 primi. Hollenstein conclude la sua gloriosa cavalcata solo a Berna. Taglia il traguardo tra una folla entusiasta che sa sempre apprezzare queste grandi prove.